Buongiorno, siamo qua alla Premiere Integratori insieme a Walter D'Angelo, Buongiorno. il nuotatore estremo, perché nel tuo curriculum sportivo vanti imprese tipo 6 volte lo Stretto di Messina, o nel settembre 2017 il record del Naviglio di 55 km, quindi diciamo tutte imprese estive. Però adesso, oggi siamo qua a parlare anche della tua impresa, diciamo, invernale. Qua vediamo anche la locandina, che hai compiuto a febbraio a Bled, se ci vuoi raccontare. Allora, io sì, a febbraio ho voluto partecipare ai campionati mondiali in acque gelide che si sono svolti in Slovenia, nel lago di Bled. Abbiamo fatto questi campionati. Innanzitutto bisogna dire che per acque gelide si intende fare la competizione, nuotare in acque che vanno dai 5 gradi in giù. Dai 5 in su sono considerate, diciamo, fino ai 20 gradi sono considerate acque fredde. Quindi è stata un'ottima esperienza, una bella esperienza. E, tra l'altro, è stato un grande successo perché comunque ho fatto i 100 metri stile libero, mi sono classificato secondo al mondo, nella mia categoria naturalmente, con il tempo di 1 minuto 10 e 25. Quindi diciamo che ho voluto provare le acque gelide, ho voluto sfidare ancora una volta me stesso, superare me stesso, ce l'ho fatta, diciamo, con grande successo. Che tipo di allenamento o preparazione hai fatto per queste acque? La preparazione è fondamentale allenarsi appunto nelle acque gelide. Ho iniziato nel mese di ottobre partendo da una temperatura di 20 gradi circa, piano piano ci siamo avvicinati appunto a temperature sotto i 5 gradi, anche se devo dire che non ho fatto tanti allenamenti perché gli allenamenti sono stati 14, quindi sono veramente pochi, però mi sono bastati e gli allenamenti nelle acque gelide ne ho fatti siano 4-5, non di più. Quindi diciamo qualità e non quantità. Qualità e non quantità, anche se qui in queste competizioni ci sono competizioni che arrivano fino ai 1.000 metri di distanza. Io per la prima volta ho iniziato, come prima esperienza, ho voluto provare distanze corte. Senti, invece hai già in mente la tua prossima impresa? Prossima impresa, sì, io faccio un'impresa ogni 2 anni di solito di lunghe distanze, imprese estreme, come si sa. L'estate scorsa ho fatto il Po 80 km, nel 2021, quindi estate 2021, proverò a tornare nel Naviglio Grande Milano per allungare già la distanza che ho fatto, il record che ho fatto nel 2017 di 55 km, vorrei migliorare questo record mondiale. Perfetto, invece ti devo chiedere, ma per queste imprese hai un'alimentazione, un'integrazione alimentare? Si sa che comunque tutti gli atleti, è importantissimo che gli atleti prendano degli integratori. Adesso come si può vedere noi siamo qua nella sede della Premier. La Premier mi supporta e mi aiuta anche nell'organizzazione di queste imprese. Io mi appoggio perché la Premier è un'azienda di integratori sportivi di alta qualità. Io da un po' di anni che mi affido a loro, mi trovo molto bene. Perfetto Walter, allora ti ringrazio e ci diamo appuntamento alla tua prossima impresa che aspettiamo con ansia. Perfetto, allora grazie e un saluto a tutti. Ciao. Ciao ciao, grazie.